Potremmo fare un bagno in questa bellissima spiaggia, ma mi sa che forse non è il caso qua. Ci sono questi box jellyfish che sono delle meduse mortali, in pratica, dei piccole meduse praticamente invisibili ma con dei tentacoli lunghissimi, che se ti pigliano, è molto probabile che ci rimani. Infatti qua è consigliato sempre di fare il bagno con una sting suit, quindi una muta molto sottile ma che copre tutto il corpo, e non è piacevole fare un bagno così, soprattutto visto che ci sono anche i coccodrilli. Insomma, meglio andare da qualche altra parte. Direi che è meglio fare il bagno qua invece. Incredibile che tutte queste strutture sono completamente gratis. Bravo Queensland. Dopo questo breve stop a Mackay proseguiamo verso nord a Harley Beach, che è un po' il posto di partenza per visitare tutte le Whitsundays, che sono tra le isole tropicali e barriera corallina, quelle cristalline più belle che ci sono qui. Intanto io faccio un po' di editing mentre Laura guida. Arrivati giusto in tempo per orario di cena a Harley Beach, dopo aver guidato da Mackay. Abbiamo deciso di, dato che non abbiamo voglia di cucinare ovviamente dopo una giornata di viaggio, abbiamo deciso di fare un po' di movida e pare che ci siano praticamente tutti i pub che ci sono, c'è live music, quindi dovrebbe anche essere carino. Andiamo un po' a vedere. L'ultima volta che sono stato qua avevo 23 anni, quindi, e che sono tanti anni fa, sono quasi 20 anni fa, devo dire. Però non mi ricordo niente. Qua c'è il karaoke se vuoi stasera. Come ti senti? Andiamo? Non si sente, no. Direi che siamo entrambi. Direi di no. Andiamo a sentire musica dal vivo, che è meglio. Comunque Harley Beach è proprio il centro per visitare le Whitsundays, infatti si trovano un po' dappertutto posti che vendono tour, giri in barca, un po' di tutto. Comunque quello che noi vogliamo fare qua è fare qualcosa di un po' meno turistico. L'idea sarebbe quella di andare a campeggiare sull'isola delle Whitsundays, in una spiaggia, quella più famosa, che è Whitehaven Beach. E purtroppo il tempo nei prossimi giorni non è dei migliori, per cui vediamo. Sa che dovremmo forse aspettare qualche giorno. Adesso vedremo, stasera ce la prendiamo con calma e poi decideremo domani. Si cominciano a vedere cose strane sui menù. Cioè qua abbiamo coccodrillo nello stesso piatto. Coccodrillo, kangaroo, emu e basta, però insomma. Altrimenti, se uno piace solo il coccodrillo, c'è il piatto solo di coccodrillo. Questa è la situazione oggi, mi sa che non faremo molto, come predetto purtroppo. Adesso cerchiamo un bel posticino dove si può lavorare, dove c'è... va a farci una colazione. Il problema è sempre trovare un posto che ha la presa di correnti per ricaricare il computer. Il McDonald's di solito ha le prese. Ho mandato Laura in esplorazione. Ci sono le prese? Allora, c'è questo qua. Finalmente ha smesso un po' di piovere e abbiamo deciso di andare a vedere qualcosa che c'è qua intorno. Dovrebbe esserci una bella cascata che dopo tutte queste piogge potrebbe essere interessante. Ovviamente, dato che ha piovuto così tanto, c'è la strada che fa parte di un fiume adesso. Ovviamente
ovviamente non potevamo pretendere di avere tutto il posto per noi stessi, è molto molto busy, vabbè, weekend, anzi weekend lungo dell'Anzac Day, quindi c'è un po' di tutto. $1 al chilo. Lungo la strada si trovano questi banchetti con frutta, verdura, prodotti locali lasciati lì per strada praticamente, e si può passare e prenderli e lasciare i soldi, quindi la gente si fida che uno paga, una cosa che sarebbe bello funzionasse, voilà. Funzionasse anche in Italia. Il tempo non è migliorato per niente neanche il giorno dopo, per cui saltiamo tutta la pioggia e ci siamo rifugiati, per modo di dire, in un tipico pub australiano, perché oggi è Anzac Day, da noi giorno della liberazione, qui è una cosa abbastanza simile, però si festeggia molto. Musica dal vivo, hanno un gioco molto particolare che fanno qua. Here we go, what we got? Alright, two tails, so male friends, go those two are. Era un gioco che giocavano nelle trincee durante la guerra ed è per quello che si rigioca ancora adesso, una cosa che ho scoperto. Io adesso non lo sapevo. Finalmente oggi un po' di sole dopo quasi una settimana di pioggia e abbiamo finalmente l'opportunità di andare un po' a esplorare queste zone bellissime che ci sono qua intorno. Facciamo un po' d'acqua e si parte. Dopo due o tre giorni che abbiamo passato l'Harley Beach, dove la pioggia praticamente non ha mai smesso, abbiamo deciso di spostarci un attimo fino più a nord, in questa spiaggia che si chiama Dingo Beach. Dovrebbe essere un pochino più selvaggio, un pochino più interessante. Queste strade di campagna in Australia hanno sempre dei limiti assurdi, perché sono sempre 100 km all'ora. Il fondo stradale è tremendo, sempre pieno di buche, ci sono curve di ogni genere, animali che saltano fuori, eppure 100, pur essendo comunque il limite massimo che esiste in Australia, 110 sulle autostrade, per cui. La barriera corallina è praticamente qua di fronte, si potrebbe diciamo nuotare direttamente dalla spiaggia per vedere dei bellissimi posti. L'unico problema di tutti questi posti è che ci sono queste meduse molto molto pericolose, box jellyfish o lirucandi, e sono molto pericolose, possono essere anche mortali, quindi in teoria l'unico posto dove si può fare il bagno è all'interno di queste reti protettive, o altrimenti usando delle particolari mute che coprono tutto il corpo, che sicuramente vi faremo vedere tra qualche giorno. E così per caso, guidando, abbiamo trovato esattamente lo stesso posto che c'è sulla mappa del Drive Queensland. Stupendi qua intorno, andiamo a cercare un posto per la notte vicino alla spiaggia. Esploriamo prima a piedi per capire se sono stradine che riusciamo ad arrivare senza incagliarci troppo nel fango. Secondo posto, abbastanza promettente direi. Ci ha preso la pioggia in pieno. Torniamo un attimo su Birubi. No, invece qua. Torniamo su Birubi. Aiuto!
Stop di prima promette molto bene, però abbiamo altri due posticini a vedere e stavolta prendiamo l'ombrello. Cosa ne dici? Direi che è meglio. Direi che questo potrebbe essere il posto giusto. Purtroppo il posto di prima, per quanto bello, ci siamo accorti che c'è un bel cartello che dice che non si può ovviamente andare con la macchina. Beh, niente male anche qua. Ok, abbiamo scelto questo posto. Parcheggio vicino alla spiaggia. Spiaggia che dovrebbe essere perfetta da tramonto, ma ovviamente è già tanto che non piove al momento. Speriamo nei prossimi giorni sia un po' più bello. Queste sono le famose finger plants che fanno abbastanza male se toccate. Viene paragonato un po' come l'ortica, ma un po' peggio, tipo quasi come una vespa. Non siamo sicuri che siano proprio quelle, però sembrerebbero. Sicuramente non proviamo a toccarle. Ora si sta cagando sotto perché c'è un ragno sopra un albero e... che è grande come la sua testa, è vero, però dai, abbassati e passiamo. Niente da fare, non c'è stato verso di convincerla a venire. Vediamo un po' cosa si è persa. Siamo del bel tempo e ci spostiamo verso nord. La nostra destinazione sarà Cairns, che è un po' lontano, quindi mi sa che oggi, se riusciamo, guidiamo fino a Townsville. È un peccato lasciare questo posto bellissimo, ma abbiamo perso davvero troppo tempo per la pioggia, quindi dobbiamo muoverci. Intanto ci facciamo una bella colazione vista mare. Cambio di programma. Non ci fermiamo neanche a Townsville, purtroppo volevamo fare Magnetic Island, ma non so che non abbiamo tempo di farla almeno in questo momento, per cui proseguiamo e andiamo un po' più al nord verso una delle cascate più alte, se non anzi la più alta d'Australia. Abbiamo una piccola interruzione sulla strada.
prima impressione delle cascate? Incredibili. Cascate incredibili, davvero. Mai viste così alte. Bellissime. Abbiamo visto proprio un attimo al tramonto. Però il piano, domani, cosa facciamo? Andiamo giù. Prima di andare giù? Sfidiamo le sanguisughe, sfidiamo i ragni. Dopo un'ora e 40 siamo finalmente riusciti a avere la nostra pasta pronta e praticamente abbiamo usato tutto quello che abbiamo sul van. Un casino micidiale. Fettuccine alla crema di broccolo con pancetta vegana. Drone FPV effettuato. Devo ammettere che ho ancora le mani che mi tremano, perché poteva andare, molte cose potevano andare storte, di vento, c'era anche un bel po' di vento, l'aria spostata dalla cascata. Invece direi che sono contento e adesso siamo pronti a camminare e andare giù verso la base delle cascate. Quasi arrivati in fondo e si sente soprattutto un rumore assordante e si vede già un arcobaleno incredibile. Stavolta siamo riusciti a convincerla a passare, anche se c'era un ragno gigante, uguale identico a quello dell'altro giorno. Direi che ne vale la pena questa volta. Al solito siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, abbiamo finito a fare un po' troppe foto alla cascata, era davvero bella. E adesso si riparte, destinazione incerta, ci sono tantissime altre cascate sulla strada fino a Cairns, però dobbiamo anche trovare un posto dove stare stanotte. Luca non si vuole spostare. Arrivati, destinazione alla fine Mission Beach, sulla strada, però siamo praticamente davanti alla spiaggia e in teoria ci sono i casuari, dovrebbero esserci qua in giro. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Spiaggia incredibile, purtroppo siamo arrivati un po' tardi, quindi è già un po' buio, la esploreremo un po' meglio domani. Nessun casuario in vista, ma dovremmo riuscire a vederli domani in un paio di zone qua vicine. Spiaggia qui davanti al dove abbiamo dormito è davvero stupenda. Purtroppo ha fatto una nottata un po' brutta di pioggia, di vento, e ancora anche stamattina il tempo è abbastanza brutto. Quindi speriamo che migliori un po', visto che oggi abbiamo dei bellissimi posti da andare a visitare. Il posto è bellissimo, dove abbiamo dormito la notte proprio sulla spiaggia. Bisogna però sempre fare attenzione ai cartelli qua, perché
c'è sempre qualche pericolo in agguato. C'è chi invece dorme ancora, andiamo a svegliarla. Cominciamo la camminata per quest'altra cascata di oggi, che si chiamano le... Ndroia. Ndroia... Ndroia Falls. Ndroia Falls. Stavolta qualche sanguisuga l'abbiamo trovata, ma direi che ne è valsa la pena per una cascata del genere. Come al solito tra foto e video siamo un po' in ritardo, ma vediamo se riusciamo ad andare a vedere un'altra bellissima cascata che dovrebbe essere qua vicino. Che questo è un posto molto turistico e vengono persone un po' tutto il mondo, ci sono cartelli che ricordano che siamo in Australia e si guida sulla sinistra. Speriamo che lo rispettino tutti. Perché... C'è un breve stop in questa area, dovrebbero esserci in teoria dei casuari che stiamo cercando un po' da ieri, ancora non li abbiamo visti. Forse abbiamo trovato un primo segno che qua sono passati almeno dei casuari. Praticamente l'abbiamo fatta quasi di corsa questa camminata. Non abbiamo visto neanche un casuario, purtroppo. Persino nei bagni ci sono immagini di questo bellissimo uccello che non si è fatto proprio vedere. È proprio ora di traffico pieno. Mi sa che dobbiamo aspettare, non so se arriveremo in tempo a vedere quest'altra cascata. Abbiamo fatto in tempo, ma direi che è purtroppo una di quelle cascate molto molto turistiche. Adesso andiamo a vedere un altro animale, speriamo di riuscire a vedere almeno questo, tipico australiano e che si trova solo in Australia. Attraverso questo canneto dovremmo essere in grado di vedere questo animale incredibile. Ovviamente non erano quelli gli animali tipici australiani. Quello che volevamo vedere era l'ornitorinco. Andiamo a consolarci con un pranzo in questa cittadina locale che sembra davvero molto carina. Abbiamo trovato questo carinissimo caffè venezuelano con anche un bellissimo giardino e forse fanno anche dei workshop di pittura, sembrerebbe molto interessante. Abbiamo ordinato qualcosa che dovrebbe essere il corrispettivo di una polenta, ma versione venezuelana. Arepas. Ricerca del ritorinco continua. L'hai visto? Eccolo. Eccolo di nuovo. Ce n'è uno piccolino che io pensavo fossero molto più grandi. Invece è piccolino. Che bello, hai visto come va sotto? È bellissimo. Beh, missione completata direi. Sì. Almeno sull'ornitorinco ci manca giusto il tricangaro e il cassovario, altrimenti detto casuario. Sono animali stranissimi perché sono dei mammiferi, sono ovovivipari, gli unici. Quindi sono dei mammiferi che però fanno le uova,
e allattano i bambini. Il maschio c'ha anche una specie di cos'è, di unghia di avvelenata, diciamo, quindi è velenoso, uno sì. dei pochi, se non l'unico, credo, mammifero col veleno. L'unico, sì. Sì, insomma, un animale molto, molto, molto unico e particolare. Tant'è che, cos'è che era successo? Abbiamo letto che... Sì, la prima volta che era stato scoperto e visto qua... Dagli inglesi pensavano fosse una presa in giro, pensavano che qualcuno avesse unito insieme parti di animali diverse e l'avesse mostrato cercando di prendere in giro gli inglesi. Invece è vero. No, è tutto vero. Proseguiamo la nostra guida verso nord. E qua vicino a dove ci siamo fermati ieri sera alle cascate dovrebbe esserci un altro paio di posti molto, molto interessanti. Siamo venuti a vedere questo colosso di quanti metri saranno? Quasi 20 metri di 20 più. Metri. Uno degli alberi, uno dei alberi di fico più grandi che ci sono in questa zona. Sì. E la cosa incredibile è com'è che crescono, come si formano. È un seme che viene depositato in cima a un albero e piano piano da questo seme si crea cresce il fico che praticamente strangola l'albero su cui si è posato e piano piano sviluppa tutte queste radici che gli fanno praticamente da supporto. Infatti si chiama, cos'è, il fico strangolatore. E come se il suo tronco crescesse comunque dall'alto verso il basso, quindi cresce su questo albero che infesta bene o male e sì. si abbassa sempre di più. E piano piano l'albero che è stato attaccato muore e praticamente funge da cibo per questo nuovo fico. E in questo caso si chiama, in inglese si chiama curtain fig, perché crea proprio una tenda. Ma perché? Sì. Cos'è che è successo in questo qua? Perché praticamente l'albero che è stato attaccato è caduto e quindi... Si è inclinato e si è appoggiato a quello di fianco, che a sua volta anche lui è stato inglobato in questa rete di radici e ha formato questa specie di triangolo o tenda, come viene chiamato, di fico. Una cosa incredibile. È difficile da dire perché di solito gli alberi si riesce a capire l'età dei cerchi che ci sono nel tronco, però essendo questo tipo di albero non hanno dei cerchi e quindi perché hanno tutte queste radici, quindi è difficile da capire, però dicono intorno ai 500 anni. Abbiamo fatto il setup esterno con la tenda, abbiamo portato fuori la stufetta, nostra stove per farcela mangiare, tavolino e sedie che non tiravamo fuori da mesi, che stanno sempre sul tetto, e così stasera cuciniamo fuori sotto le stelle. Abbiamo anche visto delle lucciole incredibili, ho provato a fare un time lapse ma ce ne sono davvero poche, per cui si vede praticamente niente, però siamo completamente fuori stagione, strano, davvero davvero strano, poi ero da una vita che non le vedevo. Cos'è che stiamo cucinando? Branding Cina. E oggi finalmente andiamo verso la Daintree Forest, che è il nostro obiettivo nord dell'Australia e del Queensland. È questa foresta pluviale, la più grande d'Australia e la più vecchia di tutto il mondo. Si pensa che abbia 135 milioni di anni e non c'è niente di assolutamente paragonabile a questa in tutto il mondo. Dovrebbe esserci proprio la foresta che incontra la spiaggia, incontra la barriera coralliga. Sembra davvero un po' di essere alle Hawaii qua, almeno quello che mi ricordo dai miei viaggi alle Hawaii. Montagne alte che toccano l'oceano sulla destra. Stupendo. Breve stop lungo la strada per vedere questo lookout. Purtroppo il tempo non è proprio il massimo. Speriamo di riuscire a fermarci di nuovo al ritorno, ma è direi spettacolare.